Ciao Easy Viaggiatori, oggi siamo allo Tsunami Village, una struttura che a noi ha colpito molto. Andiamo a visitarla insieme. Jumbo! Per gli amanti del kitesurf, lo Tsunami è perfetta come struttura perché dispone anche di un centro kite interno. Andiamo a fare un giro nelle camere. Eccoci dentro una camera dello Tsunami. La prima sensazione che viene subito all'occhio è sicuramente l'aria, lo spazio. La camera è molto spaziosa, il letto è molto grande, ci sono le zanzariere a tutte le finestre, le barre, le sbarre di protezione anti-intrusione. L'altro fattore che viene sicuramente alla vista è che il fatto che tutto sia perfettamente a posto, pulito, ordinato e è tutto profumato, cioè si entra in camera e si sente questa sensazione di pulito e di profumo, che a Zanzibar insomma non è proprio scontato in tutte le strutture. Il letto in legno è molto ampio, dotato di zanzariere che partono dal soffitto e scendono perpendicolarmente, così che di notte potete proteggervi dalle zanzare senza avere la sensazione di chiusura data dalle tende zanzariere. Da questa parte c'è un guardaroba molto spazioso, tutto con una tenda stile teatro molto carina. Andiamo da questa parte. Un'altra cosa sicuramente molto utile che troviamo, perché in questa stanza i dettagli sono assolutamente curati alla perfezione, sono queste, le tende per scurare la luce. Cosa utilissima, soprattutto la mattina quando entra il forte sole zanzibarino. Andiamo a vedere il bagno. Direi che abbiamo visto tutto quello che ci bastava. L'opinione è assolutamente positiva. Andiamo a mangiare adesso. Questa è la terrazza del ristorante dello Tsunami. In questo ambiente potete gustare, poi vi faremo vedere il panorama, potete gustare dei piatti sia a pranzo sia a cena. C'è la possibilità di scegliere come trattamento il B&B, la mezza pensione o la pensione completa, oppure mangiare alla carta quando lo desiderate. Abbiamo il menù davanti, stiamo per scegliere cosa mangiare, diciamo che la scelta è ampia, ci sono sia insalate di mare che piatti vegetariani o piatti di carne, persino una pasta del giorno, quindi c'è un po' per tutti i gusti. Noi li proviamo e poi vi diciamo come sono. Abbiamo finito di mangiare, anche il pranzo è stato ottimo quello Tsunami, e le materie prime erano tutte di qualità, ci hanno spiegato il perché comunque le vanno a selezionare loro personalmente, quindi era tutto freschissimo. Direi che nell'insieme quindi si può dire che il giudizio per questa struttura da parte nostra è assolutamente positivo. Ciao Easy Viaggiatori!